Chiara Nasti parla degli spinelli sull'Isola dei Famosi, ora partono le querele, la blogger passa al contrattacco dopo le sue parole svelate da Striscia la Notizia. E non cita nemmeno Francesco Monte per nome, definendolo solo un concorrente. Chiara Nasti è stata tirata in ballo anche lei sulla questione degli spinelli sull'Isola dei Famosi, perché è stata intercettata da Striscia la Notizia a fare rivelazioni clamorose. Ma ora, la blogger eliminata dall'isola dopo appena una settimana, passa al contrattacco. Senza nemmeno mai citare il nome di Francesco Monte, definito solo come un concorrente. E minaccia querele, le parole della Nasti: mi sento in dovere di prendere una ferma e netta posizione in ordine ad una vicenda che, mio malgrado, mi ha visto coinvolta non appena tornata in Italia al termine dell'esperienza vissuta al programma televisivo L'Isola dei Famosi, esordisce Chiara Nasti in un lungo comunicato evidentemente scritto da un avvocato. Il mio nome è stato recentemente tirato in ballo dal programma televisivo Striscia la Notizia, trasmesso da Canale 5, la medesima emittente su cui viene proposta L'Isola dei Famosi. Infatti, il noto TG satirico ha illegittimamente diffuso un'intercettazione audio registrata probabilmente nel corso di un pranzo privato tenutosi in un ristorante di Milano, nell'immediatezza del mio ritorno in Italia, in compagnia del solo mio fidanzato Ugo e del marito di Eva Enger, Massimiliano, a tutela della mia immagine. È di tutta evidenza, continua Chiara Nasti, che la condotta del programma Striscia la Notizia, che ha temerariamente divulgato a mezzo della TV, ed in più di una puntata, delle conversazioni private non autorizzate, così come quella di chi abbia in qualche modo favorito tale indebitazione, non solo siano da considerare in violazione delle più basilari norme in materia di privacy, ma configurino senza ombra di dubbio una tipica forma di reato. È per tali ragioni che mi sono sentita oggi in dovere di conferire formale incarico ai miei legali di fiducia affinché gli stessi possano, nelle opportune e competenti sedi, esperire ogni azione idonea a tutelare la mia immagine, il mio decoro e la mia persona, nel senso più semplice del termine. Scusa non richiesta. A molti queste parole di Chiara Nasti sono sembrate una scusa non richiesta, che secondo il proverbio è un'accusa manifesta. Anche perché come mai non pronuncia nemmeno il nome di Francesco Monte, come mai parla di violazione della privacy senza però entrare nel merito della veridicità delle parole raccolte da Striscia la Notizia. Insomma, il Canagate è un mistero sempre più fitto.